Un saluto dalla redazione del GR Asi, in studio Marco Paganelli. Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato dal 3 settembre, ed è rientrato nella sua residenza di Arcore. Il leader di Forza Italia, ringraziato per la vicinanza espressa da numerosi esponenti politici, è stata la prova più pericolosa della mia vita, ha detto, invitando a rispettare le norme relative al distanziamento sociale e all'uso delle mascherine. Andiamo all'estero, l'Occidente ha superato ogni limite di decenza e buonsenso. Potrebbero esserci conseguenze molto spiacevoli, lo ha dichiarato oggi il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov in merito alle accuse nei confronti di Mosca di avvelenamento dell'oppositore Alexei Navalny. Torniamo in Italia, giornata negativa a Piazza Affari. L'indice FTSE MIB della Borsa di Milano segnava alle ore 17:06 di oggi un calo dello 0,25% a 19.771 punti. E per il momento è tutto, grazie per l'ascolto. Ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi.